La D'Avenza nasce nel 1924 ad opera del signor Simon Eckermann della Chester Berry da Londra, dove ha trasferito le maestranze e il know-how a Carrara e inizialmente produceva divise militari. Poi c'è stata la trasformazione durante gli anni 50 con il prêt-à-porter e gli abiti di sartoria e il su misura. Oggi la D'Avenza rappresenta il massimo dell'espressione sartoriale in Italia, ma soprattutto nel mondo. Vestiamo capi di Stato, personaggi molto importanti del mondo dello spettacolo. Abbiamo partecipato come sponsor ufficiali ad alcuni film molto importanti. Uno a caso è l'ultimo tango a Parigi con Marlon Brando, dove portava un capo D'Avenza che era il famoso cappotto di cammello. Negli anni c'è stata l'evoluzione e la ricerca nel tessuto, ma soprattutto nelle varie vestibilità. La D'Avenza rappresenta quello che è lo chic, il vestire importante, l'eleganza della Versilia, ha molto influito ovviamente sulla scelta di tessuti e delle modellistiche. Oggi siamo presenti in tutti i continenti, non abbiamo boutique monobrand, ma vogliamo solo servire una clientela internazionale eccellente. Andiamo direttamente negli uffici, nelle case dei personaggi famosi a rinfrescare il loro guardaroba. Fefè, ingredienti prima di tutto tradizione, successivamente colore e poi tanta creatività. Si parte quindi da un concetto fondamentale, quello della tradizione, quello dell'accessorio partenopeo che con Fefè viene completamente rivisitato in una chiave glamour, in una chiave fashion. Colore perché appunto tutti i nostri accessori si contraddistinguono per una forte cromia e poi quindi creatività è la base di questo progetto. In effetti abbiamo preso un prodotto semplicissimo, un quadrato di seta 35 cm x 35, gli abbiamo dato audacia, gli abbiamo dato forza, abbiamo cercato di fare in modo che Fefè non fosse il solito fazzoletto. Da lì siamo partiti, il progetto si è evoluto, siamo passati a tutta una serie di
di altri prodotti. Quel papillon, anche lì abbiamo lavorato tantissimo sui colori, sulle stampe, abbiamo cercato di creare un qualcosa di differente da quello che si vedeva in giro, e poi dal papillon si è andato in un'evoluzione verso le sciarpe, verso le cravatte, verso tutta una serie di accessori, e ultimo un prodotto su cui abbiamo puntato tantissimo quest'anno, appunto la borsa, un reversibile totale, quindi della pelle all'esterno si riesce a vedere la trama di seta all'interno. Prodotto molto particolare di cui andiamo fieri è appunto questa cover per smartphone. La cosa particolarissima è che questo articolo si trasforma appunto in una pochettina. Modfitter nasce con un progetto molto chiaro e concentrato. Un prodotto, uno stile, mille colori. Vogliamo proporre il chino, che è il classico pantalone stile militare e che però ha anche una sua eleganza di forma e quindi portato in contesti anche al di fuori dell'utilizzo più sportivo, quindi un'alternativa al jeans. E come realizzare questo tipo di proposta? Puntando sul colore, quindi la possibilità di avere una tirella colori molto ampia, che al momento è di circa 25-30 colori, un lavoro quasi artigianale, molto impegnativo, di trattamento sempre naturale. Una visibilità che possa essere sicuramente moderna, quindi piuttosto asciutta, ma che non vuole essere moda, non vuole essere fashion. Un prodotto che possa costituire un basico da poter utilizzare negli anni. Questa è la prima vera stagione invernale. Ci sarà un 5 tasche che come particolarità sarà quella di non essere proposto nel denim, ma punterà ancora sul colore e sul trattamento di lavaggio. Per ora, per l'inverno, dove magari il colore è meno importante, verrà proposta in circa 8 colori, tinti in capo nella donna e invece con un procedimento di printed color, quindi stampato sull'uomo. AeroSecure nasce da un costolo della Irving Aerospace. E la sua principale attività, essendo un'azienda tecnica che opera nel settore aerospaziale, è di fornitore di paracadute per tutte le forze armate italiane. È specializzata nella ricerca, nello sviluppo e anche nella fornitura di sistemi di emergenza per aeromobili, elicotteri, serbatoi per aerei militari e una serie di diverse applicazioni tecnologiche delle loro ricerche. Questa ricerca tecnologica ha sviluppato delle eccellenze anche in campi che hanno a che fare con l'abbigliamento. Tutto questo ha manifestato una, diciamo, esigenza che è nata spontanea da parte dell'azienda di offrire un prodotto che servisse a comunicare la loro atmosfera di azienda tecnologica, che però legata anche a una funzionalità e a un'applicazione pratica. Tutto quello che funziona in fondo è anche bello. C'è una sinergia tra questi due concetti e loro l'hanno voluto applicare in un studio di giacche da uso, chiamiamolo metropolitano, che hanno voluto creare per offrire come regalo in tutte le situazioni di rapporti con clientela, anche ad alto livello, fiere specifiche del settore, che insomma li rappresentasse. Sono venute talmente belle che si è pensato, perché non provare a lanciarle sul mercato tradizionale dell'abbigliamento, sempre in considerazione di quell'assunto che se è bello funziona e viceversa.
Da oltre 30 anni Tecameccanica produce sistemi di stampaggio per metalli preziosi con una gamma di macchinari in grado di coprire la quasi totalità delle attrezzature per oreficeria. Oggi nuovi ed efficienti macchinari, lo sviluppo di sistemi di automazione e il servizio personalizzato garantiscono al cliente una produzione sicura ed efficace. Il pensiero di Sols è da sempre rivolto alla progettazione e realizzazione di soluzioni destinate alle finiture di interni di pregio. Collaborazioni con importanti professionisti di tutto il mondo hanno consentito a Sols di trasformare in realtà le idee per dare vita a collezioni di manufatti per la decorazione e l'arredo di mobili di prestigio. Less Creations è una boutique orafa di alta gamma che fa dell'artigianalità il suo punto di forza. La boutique di Preziosi disegna e crea gioielli personalizzati anche con l'innovativa tecnica CAD-CAM. I gioielli realizzati vengono proposti al cliente con un rendering fotografico che riesce a visualizzare in maniera realistica il prodotto finale. L'eleganza, la raffinatezza, il comfort e le prestazioni fanno degli yacht committi dei veri e propri oggetti di culto, delle autentiche opere d'arte, come dimostrano le imbarcazioni modello Elegance Line, Venezia 34, Venezia 28 e Venezia 22, una trilogia che richiama il disegno intramontabile dei tipici anni 50 e 60. Da quasi 40 anni Adria Bandiere si conferma leader nella produzione di bandiere nazionali e internazionali, istituzionali e promozionali, insieme ai più moderni e innovativi banner pubblicitari. Un marchio che oggi è globalmente riconosciuto come garanzia di qualità, servizio e prestigio che porta alto il valore di prodotto italiano nel mondo.